Mi ha fatto sorridere l'altra sera una signora che chiedeva a tre persone che erano venute lì, se erano venute specialmente proprio a Modena per venire, perché erano a Modena, tre peruviani, una signora modenese, e loro hanno risposto per venire a cena all'Osteria Francescana. Ecco, è rimasta così, e tu pensa a questa gente dal Perù che viene a mangiare le nostre specialità. Penso sia una cosa straordinaria. A Modena, per esempio, non so, il maiale nelle case dei contadini è sempre stato fatto. Che a Reggio, a Modena è sempre, a Reggio e a Parma è sempre stato fatto meno, molto meno. È una vecchia tradizione che c'è del maiale. Prendiamo per esempio in provincia di Modena, i più grossi salumifici che c'erano erano a Casinalbo, in provincia di Modena, perché prendiamo il nome di Montorsi, prendiamo il nome di Maletti, Villani a Castelnuovo Rangone, ancora oggi. A Castelnuovo Rangone è il territorio dove si lavora più carne di maiale, forse in Europa. La lavorazione del prosciutto si chiama come abbaglia, prosciutto abbaglia si dice, perché è come curare un bimbo, perché si deve essere presenti 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Facciamo una stagionatura come DOP di Modena, il prosciutto DOP di Modena viene marchiato a 14 mesi, non prima dei 14 mesi, ma noi facciamo una produzione fino a 24 mesi. L'eccellenza del prosciutto di Filiera è un prosciutto che fa da 20 a 24 mesi. Lavoriamo strettamente con del personale che è 30 anni che ha le nostre dipendenze, che fa quel lavoro lì, che conosce determinate caratteristiche che sono solo visive e manuali. Ci possono essere delle macchine che vedono determinate caratteristiche della carne e che fanno determinate scelte nella lavorazione. E a Parma le ha portate a dei livelli tali che le ha portate via da Modena. Cioè, adesso bisogna che torniamo con lo chef, uno chef come Bottura, che è arrivata ai livelli massimi del mondo. Bisogna che ritorniamo a portare a Modena determinate cose.